Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di un accessorio per borsa, dei manici già presenti sul nostro catalogo, ma in una versione del tutto nuova e soprattutto con dei colori davvero molto molto belli. Parliamo dei manici pipoca effetto marmorizzato. Analizziamoli nel dettaglio. Allora, eccoli qui i nostri manici pipoca marmorizzati, quindi questi manici in resina dall'effetto, come vedete, marmorizzato. Analizziamo nel dettaglio quelle che sono le misure e poi vediamo tutte le meravigliose varianti di colore. Allora, eccolo qui. Questi manici pipoca si presentano in questo modo. Lo spessore di questo manico è di circa 1,5 cm. La larghezza totale è di 19 cm, l'altezza da qui fino a qui, ecco qui, è 10 cm per un totale quindi dell'altezza del manico pipoca di 11,5 cm, mentre la larghezza qui dell'asola è di 1,3 cm circa. Adesso però vediamo tutte le varianti di colore. Quella che abbiamo visto finora è la variante rosso mattone. Questa invece è un bel viola, questa è la variante perla, questa è la variante azzurro, questa è la variante arancio, questa invece è la variante lilla. Qui invece abbiamo un bel verde, proseguiamo con un bel nero, un candido panna e concludiamo con il moro. Ci sono tante varianti di colore, a cominciare da quelle un po' più classiche come il nero, il panna oppure anche il rosso mattone, ma ce ne sono altre invece che sicuramente ben rispecchiano quelli che sono i colori dell'estate, vale a dire il lilla, il verde, l'arancio o l'azzurro, che sono di un bel colore vivo, acceso e che sicuramente saranno in grado di mettere in risalto le vostre borse, comunque le creazioni che farete. Poi oltretutto l'asola, che ha uno spessore, diciamo che ha uno spazio di 1,3 cm, vi consentirà davvero di far sì che la vostra borsa possa essere molto resistente e potrà collegarsi perfettamente al manico che la porterà. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, le idee creative e soprattutto le novità. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!